Oggi a TV TV Carmelo Bonetti, chef Carmelo Bonetti, e con lui parleremo delle eccellenze siciliane, parleremo di Sicily Target. Carmelo, che significa Sicily Target? Cos'è Sicily Target? Grazie Maurizio per l'invito, ovviamente. E cos'è Sicily Target? L'idea è nata l'anno scorso. Nel 2019 abbiamo radunato tutta una serie di aziende veramente d'eccellenza, food e no food, con lo scopo di poter appunto insieme contribuire a divulgare i nostri prodotti, le nostre eccellenze in giro per il mondo. Quindi l'unione ovviamente fa la forza, e questo è servito tanto per due motivi: uno, per creare un grand marketplace attivo, funzionante, dove puoi acquistare i prodotti direttamente, e l'altra era quella appunto di partecipare periodicamente a degli eventi affinché promuoviamo il Made in Sicily anche con le degustazioni. Io ho notato ultimamente, negli ultimi anni, che i prodotti siciliani vanno per la maggiore. Ed è questo uno spunto che ti ha dato per formare questa eccellenza siciliana? Sì, proprio questo lo spunto, ma la difficoltà è soprattutto quella che molte eccellenze sono delle piccole realtà, quindi la produttività ovviamente è molto limitata, e soprattutto presentarsi in una manifestazione, in una fiera internazionale, ha dei costi veramente esosi. Quindi l'unione di una serie di aziende, anche con lo stesso prodotto, ha fatto sì che si riesce sicuramente ad abbattere i costi e quindi partecipare insieme sotto un unico marchio, che è appunto il Sicily Target, ma con il brand che ognuno di loro possiede. Carmelo Bonetti, assieme a tutti i suoi collaboratori, ha pensato appunto per le prossime festività natalizie di creare una manifestazione, creare un punto d'incontro, creare una presentazione delle Sicily Target e di tutte queste eccellenze siciliane. Ce ne vuoi parlare oppure siamo troppo in anteprima? Uno spoiler così velocemente, perché ci stiamo lavorando da poco tempo, per cui insomma il progetto è ancora in fase di evoluzione. Abbiamo preferito appunto presentare il prodotto in maniera molto più compatta sotto il periodo delle feste natalizie, perché quello è il momento in cui si fanno moltissimi regali. Abbiamo già ideato una serie di box dove tu puoi scegliere direttamente dal marketplace i tuoi prodotti, li assembli, noi li mettiamo in un box molto personalizzato con il marchio, con il logo anche dell'azienda che vuole pubblicizzare, perché non dimentichiamo che molti prodotti vengono anche distribuiti fra il tuo personale come regalo di fine anno. Quindi questo ha fatto sì che tutto questo l'abbiamo appunto messo in un unico contenitore e lo stiamo presentando a Palermo, a Villa Filippina. Il periodo dovrebbe essere dal 12 dicembre al 23 dicembre, in una mega manifestazione, ne sentirete parlare quanto prima, dove appunto presenteremo le eccellenze artigianali, quindi artigianato veramente d'eccellenza, e food e no food. TV TV, che è molto sensibile a queste iniziative, a queste idee geniali, a queste eccellenze siciliane, perché noi lavoriamo per le eccellenze siciliane, vuole conoscere, anzi se tu cortesemente mi fai capire, l'idea è venuta da te, ma anche tu hai dei soci. Chi sono questi soci? Chi sono questi collaboratori che ti stanno aiutando a poter realizzare Sicily Target? Sì, l'idea è partita da me nel 2018, anzi questa idea è partita tanti anni fa, perché in Germania, a Francoforte, abbiamo portato una serie di eccellenze dentro i ristoranti italiani. E questo è stato lo spunto appunto per creare il marchio Sicily Target insieme a due miei soci. Uno si chiama Leonardo Labara, che è un commerciale, quindi colui che si occupa appunto della messa in opera dei siti internet, dei finanziamenti. E poi l'altra persona è Laura Arcilesi. Laura è una persona che si occupa di turismo, per cui la sua agenzia è colei che porta avanti tutto un sistema che è fatto di turismo, ovviamente, e con il cibo, e quindi insieme abbiamo appunto creato questa vera realtà, che sta appunto per essere in maniera presentata ufficialmente a dicembre.